Che cosa? Sì, Prego. molto velocemente, perché sono di questi minuti alcune dichiarazioni dell'ex ministro Provenzano, attuale vice segretario nazionale del Partito Democratico, secondo il quale, ed è scritto su un tweet, quindi diciamo indipendentemente dal fatto che si stia affaticando nel cercare di dimostrare di non averlo detto, è riportato su un tweet nel quale si dice che la Meloni e Fratelli d'Italia per le proprie dichiarazioni si pongono fuori dall'arco democratico e repubblicano. Noi riteniamo che queste siano dichiarazioni gravissime, soprattutto quando in Italia in questo momento c'è un dibattito molto acceso sui fatti che sono accaduti sabato, che noi abbiamo condannato, per i quali il nostro capogruppo proprio questa mattina ha richiesto l'intervento della Lamorgese, soprattutto se provengono da un ex ministro, cioè da un rappresentante delle istituzioni. Quindi noi chiediamo che il governo, nella persona del ministro Lamorgese, se non è troppo impegnata in altre faccende, o il presidente Draghi, vengano in quest'aula a prendere le distanze da dichiarazioni di questo tipo che ledono lo svolgimento libero e democratico dell'esercizio politico. Noi siamo assolutamente a favore della democrazia. La democrazia vuol dire anche libertà di espressione. Tra l'altro, non c'è un motivo per il quale si debba accusare un partito politico di fatti così gravi a dire addirittura che dovremmo essere fuori dall'arco parlamentare. Capisco che per il Partito Democratico sarebbe più facile non avere l'opposizione, ma siamo comunque l'unica opposizione che in questo momento esiste in Italia. Quindi il gruppo di Fratelli d'Italia chiede che ci sia una presa chiara di posizione da parte del governo di distanze da dichiarazioni che ledono il senso democratico dell'esercizio politico. Grazie. L'ordine del giorno reca